Di nuovo in diretta con Focus, grazie, tantissimi sms, titolo stasera su una tragedia capitata che abbiamo dovuto seguire a Morgano, nel Trevigiano, un ragazzo di 24 anni che aveva ereditato un'azienda dal padre, si è tolto la vita travolto dalle difficoltà, dai debiti, ma anche dalla prospettiva di vedersi portare via il capannone perché era praticamente stato sfrattato, ci sarebbe stato lo sfratto esecutivo. Ivano Vedovato, lo vedete in questa foto, un bravo ragazzo, un ragazzo serio, sempre sul pezzo, che aveva cercato di mandare avanti il lavoro che gli aveva lasciato il padre e non ce l'ha fatta. Io credo sia il più giovane nella macabra classifica dei suicidi, degli imprenditori che si sono suicidati, è sicuramente il più giovane, 24 anni, soltanto 24 anni, e trovato da fratello nel suo capannone. Vediamo, prima di tornare in studio, un servizio sul lavoro nero. Se ne è parlato molto perché si è detto, ecco, questo decreto dignità, dice Confindustria, non porterà più occupazione ma più lavoro nero, e Di Maio ha risposto: Confindustria fa terrorismo psicologico, e su questo c'è una grossa polemica tra industriali, l'INPS e il governo. Vediamo. Nel 2017 noi abbiamo avuto, solamente per quanto riguarda il lavoro nero, 565 lavoratori in nero su aziende ispezionate 1.300 circa. Per cui per noi è un dato allarmante, perché si tratta questo solamente di lavoro nero, non di lavoratori irregolari perché non gli è stata corrisposta la retribuzione, ma di lavoratori diciamo fuori dal principio di legalità in maniera totale. A margine della conferenza sui controlli amministrativi nel quartiere Piave di Mestre dopo la retata del 10 luglio, è stato fatto anche un focus sul lavoro nero nel veneziano, che, numeri alla mano, dimostra come sia aumentato il trend, in particolare per determinati settori. Il terziario, l'edilizia e l'agricoltura, dove diciamo, si concentrano maggiormente i nostri interventi ispettivi, senza anche altri settori che comunque noi monitoriamo sempre, come la metalmeccanica o piuttosto anche il manufatturiero. Secondo la responsabile dell'Ispettorato del Lavoro di Venezia, anche l'abolizione dei voucher in alcuni settori è stata un fattore determinante che ha portato al conseguente sfruttamento dei lavoratori. I voucher sono stati aboliti, ma poi sono stati reintrodotti, ma ci sono difficoltà, diciamo, no? Nell'attivazione, perché ci sono vincoli più stringenti e quindi il lavoro nero sicuramente è aumentato in questo frangente, l'abbiamo notato. Servizio di Ilaria Marchiori. Alberto Villanova, ho fatto un commento oggi per dire che non è colpa dei ventenni, no? Che si suicidano o che vanno all'estero o che perdono la bussola, è colpa nostra, cioè è colpa della mia generazione, di quelle che l'hanno preceduta, nel senso che se questo paese si trova in questa condizione, i responsabili siamo noi che abbiamo 60 anni o quelli che ne hanno avuti 70 e 80, no? Cioè una grossa responsabilità è quella, diciamo, vogliamo dire dei 68, cioè di quelli che hanno fatto 68 e che forse non immaginavano che avrebbero poi, si sarebbero ritrovati in queste condizioni, a danno soprattutto dei giovani di oggi, perché noi abbiamo vissuto bene, tutto sommato, no? Il lavoro l'abbiamo in gran parte. L'abbiamo avuto, questi sono ragazzi che hanno davanti il nulla, poi al di là del fatto che molti non vogliono lavorare, però le prospettive che avevamo noi sono molto diverse da quelle che, parlo di noi sessantenni, da quelle che hanno oggi i ragazzi dei millennials, no? Cosa dici? Ma non sarei così drastico, nel senso, secondo me il vero peso che è stato dato alla mia generazione e alla generazione successiva è il debito pubblico, quello che è stato creato negli anni 70 e soprattutto 80. Quello è un peso che ci porteremo avanti all'infinito, penso, e che effettivamente è una zavorra per lo sviluppo del paese. E indubbiamente è
è difficile anche dare la colpa a qualcuno di quello che sta succedendo. Secondo me ci sono stati cambiamenti talmente rapidi, il mondo sta cambiando a una velocità talmente rapida che è anche difficile poter dire magari se si fosse fatto qualcosa 20 anni fa avremmo potuto prevedere questa, la crisi che c'è stata. Non le sembra che questo sia il risultato di una insieme di sbagli e di errori che non sono dell'altro ieri, cioè sono partiti, io penso, proprio in quegli anni lì, 70-80, debito pubblico, sprechi, nomenclatura, clientele, corruzione, e poi ci troviamo in questo verminaio. Sì, sicuramente a livello pubblico sono stati fatti degli errori grandissimi, sono stati fatti errori importanti anche negli anni 90, ad esempio con l'entrata nell'euro dell'Italia, sicuramente chi ha fissato il cambio euro-lira qualche problema a dormire di notte senza far tanti nomi, Prodi, perché lì andiamo a vedere come è stato impostato il cambio e anche lì il dimezzamento del potere d'acquisto che c'è stato con l'introduzione dell'euro per quello che riguarda gli italiani è un peso che ci portiamo ancora avanti. Poi è anche vero che però io sono orgogliosamente veneto e mi piace anche vedere un po' quelle che sono state le sfide che hanno portato avanti i nostri nonni, i nostri bisnonni, cioè noi ci troviamo comunque in una situazione privilegiata rispetto a quelli che uscivano dalla guerra, che avevano la guerra in casa, che facevano la fame e che hanno fatto grande lo stesso il nostro Veneto, quindi forse dobbiamo anche smettere di piangerci addosso e ritrovare quella spinta, quell'orgoglio di tornare a crescere, quell'orgoglio che ha portato fuori il Veneto dalla crisi. E io ripeto sempre, mi ricordo qualche anno fa le trasmissioni che facevano sulla Rai, Rai 1, Rai 2 compagnia, facevano vedere i capannoni vuoti del Veneto e si vedeva quel po' di gusto che c'è, cioè, i giornalisti della Rai dicevano guardate il Veneto che era la locomotiva d'Italia adesso è morta, no? È morto il Veneto, non esisterà più la piccola media impresa, il modello Veneto non esiste più. Adesso stiamo vedendo che per fortuna dopo anni durissimi che hanno martoriato questo territorio stiamo ripartendo, stiamo arrivando a un livello di occupazione che è quello di prima della crisi, stiamo rialzando la testa. Io dico, se i nostri padri hanno comunque portato il Veneto a questo livello, cioè l'hanno fatto diventare grande, e non solo in Italia, in tutto il mondo, anche la mia generazione, quella che arriverà dopo, deve farlo, cioè non possiamo piangerci addosso e dire no, ci troviamo in una situazione difficile, dobbiamo rimboccarci le maniche e giocare con le regole che ci sono. Logico che non è facile, però ci troviamo di fronte, come dicevo prima, a un mercato che non è più solo quello di casa, è un mercato che riguarda tutto il mondo, dobbiamo essere bravi a competere con tutto il mondo e anche lì dobbiamo ridare la possibilità ai nostri giovani di credere in se stessi, cioè di dire, di provare, di provarci, certo, non di dover fuggire, ma certo, dargli anche una situazione in cui un giovane possa insediare una propria attività e farla crescere. E abbiamo tanti esempi positivi nel nostro Veneto, ne abbiamo tanti, abbiamo giovani che si fanno conoscere all'estero, che stanno facendo bellissimi risultati, solo che anche questi non fanno notizia. Tante volte guardiamo i giornali, i telegiornali, parlano sempre delle solite aziende statali, di Alitalia, di tutti questi carrozzoni e compagnia, e di tutte le realtà territoriali che fanno grande il nostro territorio e che trainano l'Italia, non ne parla mai nessuno. E noi abbiamo queste realtà e sono il nostro fiore all'occhiello, dobbiamo fare in modo che anche altri giovani abbiano queste possibilità. Ieri il 40° anniversario di una grande industria a Veneto, la De Rigo, a Longarone, quindi voglio dire l'esempio di un'azienda che da tanti anni va avanti, dove lavorano tanti giovani. Nessuno parla della mattanza barbara e sadica dei bianchi in Sudafrica, questo sarà il destino dell'Europa se non fermiamo l'invasione. Torniamo un attimo a Treviso, via Pinelli, preso il piromane, di giovani si tratta anche in questo caso, perché il piromane è un 23enne, sarebbe questo 23enne che è stato catturato in flagranza di reato. Vediamo il Vox, cioè i commenti dei cittadini, vediamo. Tutti i residenti stamattina sono venuti qua ad esultare che finalmente la polizia ha fatto un ottimo lavoro. Bravi, sono stati veramente bravi. Fatalità, l'altro giorno avevo messo la macchina esattamente dove c'è parcheggiato questo Ford e mi è venuto un po' la tachicardia, perché non so, io ho letto che è un ragazzo di 20 anni, ma non mi capacito onestamente del gesto. Però è la fine di un incubo. Sì, è la fine di un incubo.
Una liberazione, si torna a vivere, il quartiere ostaggio del piromane esce dall'angoscia. Finalmente notti serene da oggi, senza quel sonno a metà con l'orecchio teso a sentire i bocchi d'auto incendiate, i bagliori a illuminare le finestre della zona di via Pinelli. Da metterlo dentro, a parte che pagare i danni, che i danni sono sempre pochi, per loro non c'è, cioè, andiamo a perdere. Castigarlo, di cattiveria anche, ma soprattutto è un ragazzo di 20 anni, adesso c'è da capire come riuscirà a risarcire i danni, perché sono più di 8 automobili. L'incubo è finito e si vede in zona. I residenti, che appare da tempo avessero capito chi era l'autore degli attentati, non hanno più timori di parlare a microfono. Le ritorsioni sono finite. Erano talmente tirati che avevano il terrore di tutto. Stamattina era come che un peso di un quintale sia svanito nel nulla, proprio liberi. Una sensazione a vederli felici. È stata una bellissima sensazione. La rabbia è tanta, c'è comunque spazio per la compassione, l'idea che si tratti di una persona che ha bisogno d'aiuto. Mi dispiace per la persona, deve essere comunque curata, perché è un ragazzino giovane, se è lui. E altre due auto, purtroppo, mi auguro che la famiglia ci sia dietro. Allora, servizio di Ferdinando Avarino, pensate allo shock dei genitori che non sospettavano minimamente. Sicuramente si tratta di un ragazzo che ha dei problemi seri, è un malato e quindi bisogna capire cosa lo ha spinto a fare un gesto di questo genere. Qui nel nord-est di pazzi ce ne sono stati tanti, ricordo tra tutti una bomber che non venne mai individuato e per quegli attentati per molto tempo fu ritenuto responsabile l'ingegnere Elvo Zornita, salvato in extremis dall'avvocato Maurizio Paniz. Allora, sindaco. Allora, io se posso collegarmi, certo. Parto da distante ma arrivo subito, nel senso che 1931, enciclica quadrigesimo anno, per la prima volta un'enciclica della Chiesa parla di sussidiarietà, e la semplifico dicendo che è illegittimo che il prodotto e la produzione di un'entità, di una comunità, sia sottratta e sia gestita da qualcun altro quando questa entità è in grado di gestirla bene. Da allora tutte le norme sono state dello Stato, si sono avvicinate al principio di sussidiarietà. Le norme sono andate da una parte e le volontà sono andate dall'altra. Anche con gli ultimi anni c'è stato proprio un centralismo notevole. Tutta la spending review è stata nel basso, nei comuni, tenendo in considerazione che questi tagli hanno lasciato la spesa invariata di Roma, Roma Capitale e tutti i ministeri e quant'altro. Su 800 miliardi di tasse che paghiamo all'anno, circa 800 miliardi, 300 miliardi restano lì senza nessun taglio. Questo ci mette in grande difficoltà, perché non ne parla mai nessuno, ma il nostro PIL e la nostra spesa primaria produce un avanzo primario all'anno importante. Negli ultimi 7 anni abbiamo prodotto un avanzo primario di 500 miliardi. Perché aumenta il debito pubblico? Perché noi abbiamo un rating basso, perché il nostro PIL, il rapporto debito-PIL, è basso. E quindi praticamente paghiamo di interessi notevoli, ci prestano i soldi, la comunità europea ci presta i soldi e ci fa pagare un rating alto, così come succede con le aziende che falliscono perché hanno il rating basso, che non sono patrimonializzati. Invece noi come Italia, pur avendo un grande patrimonio sia culturale che anche materiale, questo non viene valutato, e il lavoro nero è un grande danno che ci facciamo. È un grandissimo danno che ci facciamo, perché il lavoro nero fa diminuire il nostro PIL, diminuire il rating e ci fa aumentare il tasso di interesse. Quindi ci facciamo molto ma molto male con il lavoro nero, e bisognerebbe intervenire proprio su questo, perché automaticamente si aumenterebbe il PIL. Ovvio che per intervenire sul lavoro nero bisogna diminuire la tassazione. È l'unica. Ma se tu dai 1000 euro a un cameriere in Italia quando in Germania danno 2200, vuoi che il giovane resti in Italia? Il cuneo fiscale in Italia è doppio di quello tedesco. Vediamo il dramma dell'attore e regista Marco Paolini, che per un attimo di distrazione ha tamponato sull'autostrada nei pressi di Verona una 500
causando un grave incidente, è morta una delle due passeggere, l'altra è ferita gravemente, ovviamente Paolini è sotto shock. Vediamo il servizio. Un'esistenza sospesa tra la vita e la morte, una donna, una madre, che sta lottando da martedì scorso nel reparto di terapia intensiva dopo il terribile schianto che l'ha vista coinvolta mentre percorreva insieme ad un'amica l'autostrada da Verona verso casa. L'auto su cui viaggiava è stata tamponata violentemente dall'auto guidata dal noto scrittore e attore Marco Paolini, che ora è indagato per lesioni gravissime. Solo un miracolo può salvare Alessandra Lighezzolo. Questa sera si riunirà la commissione che dovrà decidere se avviare l'iter per decretarne la morte cerebrale. La donna commerciante di 53 anni, conosciutissima e amatissima ad Arzignano per la sua attività in Corso Garibaldi. La direzione sanitaria dell'ospedale Borgo Trento di Verona ha fatto sapere che una volta avviato l'iter le macchie saranno staccate. Ricoverata in terapia intensiva anche l'amica, in viaggio con lei, ma la donna non è in pericolo di vita. E sono ore durissime per i familiari e per lo stesso Paolini, la cui posizione potrebbe, in caso di tragico epilogo, anche aggravarsi fino all'accusa di omicidio stradale. L'attore ha immediatamente ammesso le sue responsabilità e si è subito sottoposto all'alcol test, risultato negativo. In queste ore si sono moltiplicati messaggi d'affetto rivolti alla donna, la sua pagina Facebook è stata letteralmente invasa di parole, sul web anche l'abbraccio dell'assessore al commercio di Arzignano. Servizio di Anna De Roberto, Paolini ha detto subito: aiuterò in ogni caso le vittime di questo incidente e le loro famiglie. Allora, diceva Alberto Montagnier, c'è anche la questione delle tesorerie, tornando... La ciliegina sulla torta dell'accentramento finanziario e contabile dello Stato è stata poi la creazione della tesoreria unica, per cui tutti gli enti pubblici vengono spossessati da qualsiasi capacità di trattenere nemmeno un centesimo di euro, perché ogni giorno qualsiasi tipo di entrata, qualunque titolo, deve essere riversata praticamente in un conto centrale che fagocita tutte le entrate dei vari enti pubblici d'Italia, insomma. E poi devi aspettare che bontà di Roma, bontà della capitale, e vengano poi in qualche modo restituiti in parte, però sapete benissimo che sono percentuali molto basse, per dare alle regioni, poi a cascata province, città metropolitane e poi fino ad arrivare ai comuni, quello che per loro è un ristorno delle entrate che hanno già avuto, ma molto minore, per poter poi poter dare i servizi ai cittadini. E le cifre che escono appunto dai territori veneti, diciamo, qua dal Veneto, sono cifre molto importanti, e si parla appunto che si versa praticamente, se si versa, fatto 100 quello che viene versato, torna indietro 25, 28, 30, 32 al massimo, cioè proprio percentuali bassissime. E con una regione invece che si dimostra virtuosa, ma poi viene anche da chiedersi: ma vale la pena fare i virtuosi? Perché fai il virtuoso e ti penalizzano ancora di più. Altre parti della penisola italiana invece non fanno i virtuosi, poi qualcuno gli copre il buco e gli dà anche qualcosa di sopra, per cui come sempre bisogna vedere se vale anche la pena. Poi, per carità, noi ce l'abbiamo come tradizione, che sentivamo prima, il lavoro, la dignità, che la gente qui non si lagna fino proprio all'ultimo momento, o addirittura decide di farla finita in sordina senza... ma in un modo, cioè, siamo diversi, bisogna dirlo, cioè, con i nostri pregi, con i nostri difetti, ma siamo diversi da altre parti della penisola italiana. E qualcuno dice Fratelli d'Italia, mi dico neanche parenti, però possiamo essere anche buoni amici, come si dice, per carità, meglio anzi dei buoni amici che dei fratelli cortei, come si dice, no? Per cui forse si andrebbe più d'accordo, ognuno per conto proprio, e poi lì ti aiuti in caso di bisogno, come fanno veramente degli amici, che invece fratelli per forza quasi invece entri in conflitto. Certo. Alberto Montagnani di Raise Venete. Allora, chiudiamo con delle immagini molto belle. E riguardano l'Eternal Reef, cioè queste tombe con le ceneri dei defunti impastate in queste campane che vengono collocate in fondo al mare. Allora, Matteo Buogo, qui dove sono state riprese queste immagini? Questo è sempre America. Stati Uniti. Sì, Stati Uniti. Questo è un video dove
e si vedono le varie fasi, da questo appena posate, e poi c'è l'evoluzione negli anni di queste qua che verranno colonizzate, eccetera. Volevo dire una cosa a proposito della, sì, delle mie speranze, insomma, ecco, sì, ha avuto questo nulla osta dal punto di vista quindi ambientale, eccetera, da parte del provveditorato. Adesso sta al Comune di Venezia a darmi l'ok per l'aspetto commemorativo, e ci sono stati dei tentennamenti, diciamo. Io successivamente ho anche chiesto una, ecco qua possiamo vedere alcuni anni dopo come diventeranno queste cose, perché diventa una barriera corallina, insomma, in qualche modo, no? Diventa un'oasi anche di popolamento, dove la gente è una porta ideale tra la vita e la morte, insomma, tra il prima e il dopo. Ho ancora vita intorno a me, non finisce tutto così, c'è un dopo. Ecco, molto interessante. E quindi spero che magari nasca, volevo dire, all'interno del Consiglio Comunale un nuovo dibattito, alla luce anche, io ho fatto fare una perizia, insomma, un parere legale, ci sembra possibile, aderente alla normativa, insomma, questa cosa che è anche a carattere sperimentale, non vogliamo cercare di iniziare una strada nuova. Consiglio Comunale, quindi si ha di Venezia, non lo so, spero nasca un dibattito, e magari io proposto, sentiremo, insomma. Magari sentiamo il sindaco Brugnaro su questo, lo andiamo a sentire, lo sentiamo sempre, e anche gli assessori su tanti argomenti, gli chiederemo cosa ne pensa di questa, quella che è poi è uno strascico della Fondazione Eterna Rifa e di altri paesi che Matteo Bovo vorrebbe trasferire anche qui in Italia. Io vi ringrazio molto, domani sera torniamo con Focus, dobbiamo chiudere qui, ringrazio ovviamente Fabrizio Bazzoni con Alberto Piovesan, Nicoletta Rizzetto, abbiamo parlato a lungo, abbiamo incentrato tutta questa puntata sulla tragica fine di un ragazzo di 24 anni, più giovane degli imprenditori che si sono suicidati, è successo nel suo capannone qui nel Trevigiano, è una tragedia che purtroppo non si è potuta evitare, è morto nel suo capannone di Morgano, era un ragazzo di Trebaseleghe, che oggi si sono svolte le esequie a Trebaseleghe. E abbiamo ragionato sui giovani, su quello che possono e non possono fare, soprattutto sul fatto che molto spesso non hanno la forza per reagire a delle difficoltà davvero insormontabili. Davvero insormontabili, andrebbero sostenuti e aiutati, perché da imprenditori fanno parte dei cardini della nostra economia. Grazie, ci rivediamo domani sera. Io ringrazio Moreno Buogo, grazie. Lucio Gianni, Alberto Villanova, scusate, Alberto Montagnier e il sindaco di Carceri Tiberio Businaro. Grazie sindaco, grazie, a presto. Verremo a trovarla a Carceri, non in carcere, a Carceri. Ciao, una bellissima abbazia. Una bellissima abbazia a Carceri, un bellissimo paese, ci sono stato. Grazie, arrivederci. Arrivederci a tutti, buonanotte. Buonanotte. Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.